Le notizie del TG Ora. Il governatore Vincenzo De Luca è tornato stamani a visitare il Cardarelli di Napoli, il più grande ospedale del sud Italia. La prima tappa è stata in medicina d'urgenza, dove non è stata trovata neanche una barella nel corridoio del reparto. Ad accompagnare il presidente della regione, tutti i vertici della struttura sanitaria, il commissario straordinario Patrizia Caputo, con i subcommissari Elia Abbondante e Roberto Landolfi e il direttore sanitario Franco Paradiso, con i primari del Dipartimento di Accettazione ed Emergenza. Un cittadino americano, John Nelson, di 43 anni, residente a Rutherford, nel New Jersey, è stato arrestato dalla polizia la scorsa notte a Ischia per aver accoltellato il marito della sorella durante una lite. È accusato di tentativo di omicidio aggravato. Il ferito è stato soccorso e ricoverato nell'ospedale di Ischia con una prognosi di 30 giorni. Un intervento urgente per porre rimedio alle carenze igienico-sanitarie nella mensa del carcere di Poggio Reale viene chiesto da 6 sindacati della Polizia Penitenziaria al Provveditore Generale dell'Amministrazione Penitenziaria Tommaso Contestabile e al Direttore della Casa Circondariale Napoletana. Da alcuni giorni gli agenti per protestare si stanno astenendo dal consumare i pasti in mensa. I 6 sindacati, coordinati dal segretario di USPP Ciro Auricchio, sollecitano le richieste già inoltrate dalla direzione del carcere riguardanti gli interventi strutturali di miglioramento della mensa e annunciano la proclamazione dello stato di agitazione in mancanza di un riscontro di una convocazione. I finanzieri della compagnia di Capua, nell'ambito dei peculiari compiti istituzionali di polizia economico-finanziaria e di contrasto alla diffusione dei fenomeni illeciti, hanno sottoposto a sequestro numerose palette segnaletiche contraffatte del tipo di quelle in uso alle forze dell'ordine. L'operazione di servizio è scaturita da un controllo effettuato presso un esercizio commerciale di Capua, dedito alla vendita di abiti da lavoro, divise ed articoli militari, finalizzato tra l'altro a verificare il rispetto delle prescrizioni normative di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 2 persone sono state denunciate. La protezione civile della Campania ha diramato una nuova allerta meteo che coinvolge tutto il territorio campano. Dalle 8 di questa mattina fino alle 20, sulla base dei modelli previsionali e dei dati disponibili, il centro funzionale ha previsto l'arrivo di un'ingente quantità di precipitazioni. Si tratta di un'allerta di livello giallo, quindi poco pericolosa, ma comunque le piogge dovrebbero essere particolarmente diffuse e sostenute in molte aree della regione. Software truccato nelle slot machine per nascondere giocate per 1 milione di euro alla rete ed evadere imposte per 150.000 euro. È la scoperta della Guardia di Finanza, che ha eseguito ordinanze cautelari emesse dal GIP di Napoli nei riguardi di 3 imprenditori. Le indagini, ha reso noto la Guardia di Finanza, hanno consentito di fare luce su una associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati di frode informatica ai danni dello Stato attraverso l'installazione in 24 slot machine nell'Interland napoletano di una scheda di gioco secondaria. Grazie a questo doppione, i segnali provenienti dal video venivano switchati e non inviati alla rete per la relativa registrazione. E saranno circa 115.000 i passeggeri previsti in transito da giovedì 2 a lunedì 6 giugno nell'aeroporto internazionale napoletano di Capo di Chino, lo rende noto la GESAC. 35.000 viene specificato sulle rotte nazionali, 70.000 sui voli di linea internazionali, 10.000 sui voli charter, registrando un più 12% rispetto allo stesso ponte del 2015. Londra, Parigi, Amsterdam e Barcellona saranno le mete internazionali più gettonate. E con questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo TG Ora.